Oltre 100.000 casi in Italia, 7.000 in Campania. Per la sclerosi multipla, patologia del sistema nervoso centrale che può avere effetti invalidanti, non si conosce ancora una cura definitiva. Colpisce soprattutto le donne in giovane età, dai 20 ai 40 anni, nel pieno delle proprie esperienze di vita, delle proprie aspettative. Abbiamo delle sfide importanti per le persone perché vogliamo che realizzino in pieno i loro progetti di vita, qualsiasi esso sia. Oggi, 31 maggio, in 80 paesi del mondo si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Il Comune di Napoli mette in campo iniziative di informazione e di sostegno alle attività sociali che lavorano sulla malattia. In che modo noi vogliamo essere accanto? Intanto attraverso percorsi di sensibilizzazione e informazione, perché le informazioni possono rappresentare veramente degli strumenti potenti di sostegno. Le cure sicuramente sono fondamentali, c'è una sanità pubblica in cui noi fortemente crediamo, che sostiene nel percorso di cura. Ma poi c'è tutto un mondo, c'è tutto il mondo sociale anche, ci sono le comunità territoriali che possono essere di sostegno concreto. E allora noi come ente locale intanto ringraziamo moltissimo l'associazione che porta avanti percorsi fondamentali, ma soprattutto vogliamo esserci e avere strumenti concreti per essere veramente di aiuto ai cittadini della nostra città e speriamo sempre di più nel nostro paese. Anche il telefilm Un posto al sole offre il suo contributo con due sostenitrici speciali dei progetti contro la sclerosi multipla. Siamo qui in rappresentanza e per sostenere l'associazione appunto l'AISM e sostenere soprattutto Rosa, che io seguo da diversi anni, sono stata presente in diverse manifestazioni e vogliamo portare appunto un sostegno per la ricerca per l'AISM. Sì. Insieme a me ovviamente siamo in rappresentanza di Un posto al sole.